presa di coscienza, la consapevolezza di poter decidere per quanto riguarda se stessi, non, come dire, puoi fare le campagne sulla contraccezione tutte di questo mondo, ma non incroci quello che è una richiesta, un'esigenza e quindi la possibilità di dare delle ipotesi di risposta anche, dove la persona possa impadronirsi del proprio destino, diciamo, il potere di governare la propria vita, insomma, delle scelte. Questo credo sia una cosa fondamentale che in questa proposta di legge completamente non solo ignora, ma riparta, è quello che dicevo prima, che è la dipendenza. Per farvi l'esempio della legge 194, perché riguarda, è conosciuta come una legge per l'interruzione di gravidanza, in realtà è proprio una legge che ha sentito la norma per la tutela della maternità consapevole e responsabile per l'interruzione della gravidanza. Perché questa proposta di legge prevede l'aborto, il concetto di prevenzione dell'aborto lo identifica con una sorta di dissuasione, di processo di dissuasione della donna che già è incinta e che già si rivolge al consultorio per dire: io non me la sento di avere un bambino in questo momento. E la prevenzione è un'altra cosa, cioè significa non arrivare ad avere una gravidanza se uno non è in condizione di accoglierla, insomma, di volerla interrompere. E allora, insomma, la cosa importante è quella di lavorare di più per entrare in contatto con le persone. Un'ultima cosa, perché poi preferisco magari dopo sentire se avete delle domande o delle cose che vi interessano di più, però a proposito della prevenzione, della promozione della salute, la normativa dei consultori prevede che ci sia un consultorio ogni 20.000 abitanti. A Roma sono 50, 52 consultori, dovrebbero essere 150 come rapporto di legge. Allora già i numeri danno l'idea di quello che significherebbe i consultori se ci fossero tutti 150, invece di mezza equipe, un'equipe completa che può aprire mattina e pomeriggio, che può rispondere alle richieste che arrivano, che molti dei servizi che purtroppo a volte nei consultori capita di avere, pur se, qua ci tengo a dirvelo, rispetto alle condizioni in cui si lavora i risultati sono miracolosi, nel senso che il numero delle interruzioni di gravidanza scende in continuazione, insomma, tutto il percorso di accompagnamento alla nascita. Noi incontriamo i consultori di Roma, abbiamo dei dati freschi perché faremo un convegno il 17 novembre, quindi vorrei dire, dando i dati un po' dei nostri servizi, i consultori di Roma vedono solo come adolescenti, studenti, medie superiori, circa 20.000 adolescenti ogni anno, come media. Per quello che riguarda il percorso nascita, siamo intorno sui 14.000 genitori, futuri genitori, che vengono ai consultori per farsi seguire in questa fase di scelta e decisione, insomma, essere sostenuti. Allora, se noi pensiamo a una situazione a regime, quello che prevede la legge, sicuramente il consultorio potrebbe essere davvero un servizio che in ogni porzione del territorio è in grado di contattare davvero tutte, insomma, con l'offerta attiva, cioè proporre lo screening per la prevenzione del tumore al collo dell'utero, l'accompagnamento durante il percorso appunto della gravidanza e del parto, la contraccezione, la sessualità, l'adolescenza, quindi i cambiamenti, le relazioni con l'altro sesso, con i compagni, insomma, e tutto quello che c'è, e sarebbe insomma un servizio veramente di base a cui potersi rivolgere molto così spontaneamente in una situazione anche di utilizzazione importante.